Oggi vi volevo parlare di uno dei prodotti che ritengo essere tra i più belli e più particolari di questo periodo. Il rossetto è quello con all'interno il fiore. La marca che li produce è la Kai Liu Mei, quindi questa qui. E io l'ho comprato su un'applicazione che ho sul telefono che si chiama Cute e ha tutti questi prodotti che vengono dall'Asia. La confezione è semplicissima, praticamente si preme il pulsantino qui e esce fuori il rossetto e qui anche lo specchietto e all'interno c'è appunto il rossettino. Quindi come potete vedere c'è all'interno proprio tutto un fiore intero e queste micro particelle dorate. Il bullet, il prodotto, non ha in questo momento un colore, ma assume una colorazione quando poi lo vado ad applicare sulla mano. Questo dovrebbe essere la colorazione Dream Purple. Ho visto però già numerosi swatch su internet che praticamente hanno tutti più o meno la stessa colorazione. E quindi è più che altro una particolarità. Andiamo ad applicarlo, io lo applicherò sulla mano per farvi vedere la colorazione, perché avendo delle labbra molto pigmentate tenderei a sballare il colore. Quindi eccolo, vedete, già inizia ad assumere il suo colore e quindi da questa leggera colorazione che più che altro è un gloss molto molto sheer, molto trasparente sulle labbra e è anche utile per essere applicato senza magari dover utilizzare uno specchietto, anche se poi sulla sua confezione c'è. Come odore ha una profumazione di vaniglia, però una vaniglia molto chimica, perché comunque non è un prodotto naturale assolutamente, e lo trovo carino giusto come particolarità. Di certo non è il rossetto che vi cambia la vita. Io credo di averlo pagato sui 5 euro. Non vi posso mettere il link, sì, credo di sì. Se posso ve lo metto qui sotto. In ogni caso è molto carino, molto particolare. Io non so se quando arriverà la parte con le micro particelle potrà dare una sensazione spiacevole sulle labbra, perché appunto non so come sono fatte all'interno. Però vedremo e ci aggiorneremo. Non è neanche appiccicoso sulla mano, è molto molto confortevole. Io ve lo consiglio giusto se lo volete come sfizio, come prodotto particolare, perché comunque non è un prodotto curativo, non è un rossetto tradizionale, è più che altro un gloss appunto di quelli che si mettono e via. Detto questo, vi ricordo che se avete qualche commento, qualche suggerimento su questo prodotto o su altri prodotti, di lasciarmi un messaggio qui sotto. Sempre qui sotto nel box informazioni trovate tutti i riferimenti per i social, quindi Instagram, Snapchat, Facebook e via dicendo. Se vi è piaciuto questo video, pollice in su e iscrivetevi, e il video di questo trucco lo trovate la settimana prossima. Ciao! Vi so e quindi.